Allora, eccoci qui per fare le targhette, quelle di pasta di zucchero, dove ci si scrivono gli auguri, ma questo qui è pastigliaggio. Con questo pastigliaggio si fanno anche i soggetti, i pupazzetti, tutto quello che vedete sulle torte in pasta di zucchero. Ovviamente questo qua tira molto presto, cioè si indurisce molto presto, quindi bisogna sbrigarsi per fare. Se uno vuole fare dei soggetti con questa pasta, se invece è per solamente le targhette, sì, tocca sbrigarsi uguale, però diciamo abbiamo più tempo. Allora, qua abbiamo zucchero a velo, poi della colla di pesce, adesso sta a bagno con l'acqua e acqua. Io sto facendo adesso 800 grammi di zucchero a velo, 60 grammi d'acqua e 10 grammi di fogli e 10 grammi di colla di pesce. Io vi metterò in descrizione ovviamente una dose molto più piccola per voi. Adesso andiamo a vedere come fare. Adesso ho tolto l'acqua alla colla, l'ho strizzata bene e la vado a sciogliere al microonde o a bagnomaria. Quindi andiamo in planetaria, mettiamo l'acqua, zucchero a velo, l'acqua e ho sciolto la colla di pesce. Questo se uno vuole la può colorare come vuole con i coloranti. E andiamo subito a impastare. Tocca impastare subito, come si mette l'acqua alla colla subito, se no altrimenti la colla fa i grumi sullo zucchero e non fa più effetto. Vedete come comincia a formarsi? Ecco, questo è fatto, si mette subito proprio. Adesso lo andiamo a togliere e lo mettiamo su un piano spolverato di zucchero a velo o su della carta da forno. Ecco il panetto. Adesso è morbido, morbidino diciamo, però tra un po' tira questo qua, quindi bisogna sbrigarsi. Adesso lo allunghiamo con il mattarello. Bisogna spolverare con abbondante zucchero a velo, altrimenti si attacca. Qui, tirato a spessore di 1 mm, 1,5 mm, allora o si stampa così, o se no con la rotella si può fare rettangolare. Adesso vi faccio vedere, ognuno dà la sua forma. Poi l'adagiamo su un piano o su un piattino con la carta da forno sotto. Io sto facendo così perché con una mano faccio il video e con una mano lavoro. Queste tonde, ovviamente i rifili che rimangono, questi li rimpastiamo e li tiriamo di nuovo. Adesso queste possiamo anche passare il colore spray. Allora, se uno vuole è meglio colorarle subito. Però siccome le voglio fare di più colori, io le faccio bianche e poi sopra ci passo il colore spray, tipo questo qui. Per dare un effetto così. Allora, tirata sempre a spessore, per farle rettangolari, prendiamo una rotella. Poi se la vogliamo fare tipo a pergamena, arrotoliamo da una parte e da un'altra per essere più carina. Adesso queste le andiamo a fare un po' antiche, con un po' di giallo. Così sembrano ingiallite dal tempo, se no possono rimanere anche bianche. Queste qua già stanno tirando. Adesso ne faccio un altro po', ovviamente con un altro strato di carta forno sopra metterò delle altre.
poi vedete come è lavorabile la pasta. Quindi chi è bravo a fare i pupazzetti, i topolini, tutto quanto, con questa la può fare, basta che è veloce, perché dopo diventerà dura e quindi la forma rimane perfettamente. Ecco, una cosa molto carina è fare il cigno. Allora, facciamo 1, 2 e 3, cioè le laterali un po' più lunghe, andiamo un po' più giù, è semplicissimo, qua ci facciamo il becco, con 2 secondi abbiamo fatto un cigno. Così qui ci possiamo scrivere auguri, insomma una cosa carina, diciamo. Abbiamo dei stampini, possiamo fare fiorellini, farfalline, tutto, le stampine ad espulsione. Insomma si possono fare molte cose. Quindi immergere lo stampino nello zucchero a velo, proprio immergercelo, così si stacca con più facilità. Se rimane attaccato qui, con questa espulsione si toglierà subito. Ed ecco qui qualche idea per fare il pastigliaggio. Ovviamente col pastigliaggio si può fare un milione di cose. Ok, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.